Allora, siamo con Pietro Giuliani, presidente di Azimut Holding. Oggi Azimut, 9-10 gennaio, ha organizzato a Monte Carlo una convention. Qual è stata l'occasione, ingegner Giuliani? L'occasione è stato il compimento dei nostri 30 anni con il 2020, sono 30 anni che noi esistiamo, quindi di storia di Azimut e ben 15 dai quali siamo stati quotati in borsa. Siamo quotati nel 2004, quindi nel 2019 abbiamo fatto 15 anni di borsa e quest'anno 30 anni di storia. Ecco, 30 anni di storia alle spalle, se guardiamo in prospettiva come sarà l'Azimut dei prossimi decenni. Io credo che l'Azimut dei prossimi decenni sarà in continuità con tutto quello che è stato fatto in questi 30 anni, ma assolutamente in discontinuità rispetto a tutto quello che sono stati gli ultimi 30 anni nella storia dell'umanità, visto che negli ultimi 30 anni è successo veramente di tutto e mi immagino che i cambiamenti saranno ancora non maggiori per forza, ma sicuramente più veloci nei prossimi 30 anni. Per cui noi terremo conto di questo, come avete visto ci adeguiamo molto rapidamente, quindi siamo passati dall'investimento in mercati regolamentati a investimenti anche in mercati non regolamentati, e quindi tutti i private markets con investimenti negli alternatives. Siamo passati da investimenti principalmente italiani a investimenti ormai in tutto il mondo, con particolare attenzione ai paesi emergenti, quindi mi immagino che in continuità su questo e tenendo conto di tutto quello che cambierà, passeranno anche i prossimi 30 anni. Un'ultimissima battuta, ancora abbiamo qualche secondo a disposizione. I risultati del 2019, oggi avete dato qualche anticipazione. Che anno è stato per Azimut? Allora, è stato l'anno in cui abbiamo fatto il più alto utile netto della storia, ben 360 o 370, abbiamo dato una forchetta, milioni di euro di utile netto, abbiamo raggiunto il più alto patrimonio della storia, siamo alle soglie dei 60 miliardi di patrimonio gestito, di cui ricordo il 30% circa raccolto fuori dai confini nazionali, e una raccolta di oltre 4 miliardi e 6, quindi superiore a quella dello scorso anno. Siamo stati il miglior titolo dell'indice FTSE MIB sia quest'anno che negli ultimi 15 anni, quindi da quando siamo quotati, per cui direi che è un momento sicuramente per mettere un buon campo base per il futuro. Grazie, ingegner Giuliani. A voi.